Buongiorno amici, in questa giornata così speciale di ballottaggi oggi faremo una cosa. Aspettando Macete di oggi, come sempre, porteremo delle cose musicali un po' particolari. Abbiamo visto come sia i Pink Floyd che i Queen trattato dei loro brani utilizzando delle canzoni triestine per il discorso del triestino maccheronico. Ricordo sempre, per chi non avesse visto le puntate precedenti, l'inglese maccheronico è quel che usa gli italiani per cantare una canzone quando non ha ancora le parole. Tipo ad esempio, non so. Sena will lace, Sena lulaus, Ine de Seinen, Yusilwaus. Che se Laura non c'è, lui non è che l'ha scritta così, e dopodiché gli ha messo le parole. In inglese fa il contrario, usa le canzoni triestine. Vi faccio un esempio. Questa qua la scriveva il buon Paul McCartney. Tranne il frenato, ma povero Sion. Ritornello! Come la bora che te sa, la vien, la va, e tutti disi il mondo se garibalta. Mulette matte pel capel, e che e coppa si misi la mare col martel, col suo martel, sì, col suo martel. E il tram de Opcina, tutti sa che sei nato un po' disgraziato, correndo per scorcola una casalga e garibalta. Grazie Paul. C'è una leggenda che dice che lui sia morto, probabilmente non era vero, ma sarà morto adesso. Gomagna, sugheto con le sepe, senza bavarioli. E adesso go la camisa piena de macete. Dopo aver fatto quest'estate la settimana del cinema, in cui avevamo il nostro bellissimo e meraviglioso regista Steven Spielberg, quattro puntate e grazie a Dio era scomparso nelle Grazie, oblio. grazie a Dio.
costumista meravigliosa, mi segue in quasi tutti i film, tutte le produzioni, grazie a Dio, prima fila. Meraviglia. Il regista qui presente, ricordiamo, ha vinto numerosi premi, tra cui il Festival del Cinema di Anno di Venezia, no, di Marghera. E anche parecchi BAFTA, di cui ultimamente so, recentemente Ho anche. vinto un BAFTA, te prego. Un BAFTA Mola. Per ultimo, ma non ultimo, perché sono sicuro che sia già anche BAFTA. Anche Anche BAFTA. BAFTA. Quindi tre BAFTA, Tre BAFTA. incredibile, incredibile. Siamo qua perché noi stavamo cercando un nuovo testimonial per il nostro sponsor principale, Le Culatte. Lei ha qualche consiglio, qualche attore che potrebbe prestare il volto alle Culatte? Beh, un uomo che sta veramente spopolando tra le Pejor, lei sa che il Le nostro gruppo, le Pejor, sì, Pejor, è l'alternativa sposto le alle Major, le Pejor. Major. Chi è questo attore, se posso? Lo dico ma non mi vanto. Me lo dica all'orecchio. Sicuro, cioè, mi vado ad 100%. intervistarlo e questo può essere lui. Bene, 100%. speriamo che il consiglio sia valido. Siamo qua su consiglio del nostro grandissimo regista Steven Spielberg per intervistare finalmente il nuovo testimonial che tanto avevamo voluto, un testimonial nuovo per il nostro sponsor Le Culatte. Avevamo qua con noi il grandissimo Riccardo Scamarcio. So che sembra incredibile. Buongiorno, benvenuto Riccardo Scamarcio. Non Scamarcio, non Scamarcio. Riccardo Scamorchia, nuovo testimonial gioiosissimo delle culatte. Scamorchia, Riccardo adesso Scamorchia, un attore si che vede dal sente il movimento peso proprio. del teatro, lo sente l'odore del teatro. Un poco sì, diciamo che Lo già dai sente lontano l'odore del sì, teatro. però vabbè. Sente l'odore del teatro. Già da Lo 2 metri sente il sentivo l'odore. respiro caldo del teatro. Porco Giuda, sì, va bene. Dal punto di vista Marvel e supereroi, lei come si pone? Mario come si pone? Il sarto, meraviglie di lavori del Mario come si pone? Guardi, Insomma, del cognome Mario. come si Vabbè. pone? E Meraviglie come allora, cambio come si domanda. pone? Cosa ne pensa della Marvel? Lei ha mai deciso di partecipare? Ha voluto mai affrontare il tema supereroi? C'è molta volgarità nella Marvel, molta volgarità. Ah, Molta benissimo. volgarità che vogliono superare. Noi abbiamo pensato un qualcosa di simile. Il nostro gruppo si chiama Mybell. È tipo Mybell. Mybell. Mybell, Mybell, il nostro Mybell, fa Mybell. schifo sempre, Sempre, quindi. sempre, sempre. Sempre, Universo sempre. Mybell, Mybell. Voglio sentire il respiro del teatro, farglielo sentire all'altro. Ecco, perfetto. Benissimo. Prima di arrivare alle culatte, signor Scamorchia, lei quale lavoro ha fatto prima? Nel mondo dello spettacolo, cos'era? Il viaggio verso le culatte è stato un viaggio lungo e complesso. Immagino, Sa, un immagino. attore deve fare molti lavori prima di ritrovare finalmente quello che lo rappresenti fino in fondo. Benissimo. Con grande umiltà, ma con grandissima dignità, ha fatto il doppiatore. Doppiatore, beh, e comunque l'attore si vede anche in quei contesti lì. Comunque, perché il film drammatico tante volte riesce a tirare. Per adulti. Pettore. Film per adulti, ok. Faccio il doppiatore per film per adulti. Benissimo. Qualche film per caso in produzione, qualche trailer? Benissimo. Grande sorpresa con Batman. Ah, questo qua, se non sbaglio, Batman. Faccio Batman. partire il trailer. Sentiamo il trailer, Sentiamo il Batman. trailer. Gotham City è ormai diventata un posto sicuro. I supercattivi sono stati trasferiti in una città lontana del nord-est italiano. Joker lavora alle feste dei bambini come truccabimbi. Catwoman fa la gattara in scalabonghi. Guardi, io proprio ci tengo, ci può fare una piccola chicca per Macete, una dimostrazione di come doppiava questi film? Sì, questo era un film tutorial al quale mi sono prestato anche perché era in lingua inglese e francese e io ho dovuto ridoppiarlo in italiano. Il titolo del film tutorial era Come montare una canadese. Adesso. Un film che parla di campeggio. Film che parla di campeggio, possiamo sentire la sua interpretazione? Sente l'artista. Sì, l'ho sentito già quando l'ho entrata.
una gelateria sul molo. L'enigmista è andato a lavorare nell'edicola della zia. Zia, sei orizzontale? Dimmi. No, sei orizzontale nel senso che te son di strada. Ascolta, Ennio, vai mona, va. Allora, scusi. Senti lo stupore. No? Siccome non era esattamente questo che intendevo, potrebbe per cortesia, per alleggerire un po' il clima, farle in maniera più prosaica invece che interpretata? Io la preferivo nella versione, perché entro nel personaggio, capisci? Nel cinema per adulti entra nel personaggio. Io, come entro nel personaggio, riesco a... Certo, cosa che non vogliamo vedere né sapere. Non c'è più posto per Batman. Cosa farà Bruce Wayne? Signor Wayne, la Deco ci ha inviato 4 proposte. Dimmele, Alfred. Animatore per bambini per la Franco Rosso. No, troppa gente. Allora, bagnino al Curda. Troppa luce. Telefonista. Alfred, ma non senti che sono sempre giù di voce? Poi c'è questo, operatore cimiteriale. Dai, questo va bene. Batman Bekin. Ma come Batman Bekin? Batman Bekin. Molto spesso tutti gli attori famosi e belli come lei sono al centro del gossip. Certo. Vuole condividere qualcosa della sua vita o è una persona riservata? Una cosa che oramai sanno tutti. C'è stata una storia importante. Una storia importante, sì, lo sappiamo. Un artista. Valeria Ugolino. Valeria Ugolino, che poi purtroppo la storia è finita perché mi ha mangiato i figli. Però siamo rimasti amici. Non c'è molto rispetto, molta stima. Noi era Ugolino. Noi Ugolino. Era... Sì, Ugolino. Vabbè, Ugolino. Batman finalmente trova un lavoro tranquillo e finisce Slasmet perché distrugge le città. Ho capito, ma Batman Bekin. Batman distrugge le città. Perché distrugge le città quando può lavorare tranquillamente in un'azienda? Facciamo... Smart Working anche, certo, sicuramente. Questo è uno dei primi grandi film Marvel. L'universo Marvel. L'universo Marvel, sicuramente. Ma non me ne frega niente da Valerio Ugolino, potremmo passare per piacere. Sì. Abbiamo qua, in anteprima, il testo nuovo della campagna delle culatte. Vado a prenderlo per voi. Grazie. Passiamo ora alla lettura con Riccardo Scamorchia. Ciao a tutti, sono Riccardo Scamorchia, anche se ricordo Angelo Baghiera. No, sì, questa parte qua non so se ho ancora rimetterla. Ciao a tutti, sono Riccardo Scamorchia. Non dico niente su Angelo Baghiera. No. E sono felice di annunciarvi che anch'io, da oggi, faccio parte della grande famiglia delle culatte. Nella sua carriera lei ha rivisto numerosi classici Disney ed è un argomento che conosco bene, che se ne dica. Loriana, che se ne dica. No. Che se ne dica. No, era proprio che... Attrice che si presta veramente, sa passare dal serio. Al faceto. Gigi Faceto? No, Gigi Faceto, no! Gigi Faceto? Dico, se è possibile che uno conosca tutti uffici. I cognomi possibili. Gigi Faceto lavorava negli uffici, l'abbiamo beccato che rubava. Sono il testimonial prescelto. Come vado? Prescelto, era un po' devo controllare la... Sono il testimonial prescelto. Vabbè, prescelto, vabbè. Devo dire che per me entrare nelle culatte non è stata per nulla una scelta sofferta. Anzi, è stato un enorme piacere. Voglio aggiungere che tutti i prodotti in uscita dalle culatte hanno un certo fascino. Fascino che mi fa sentire parte di questa splendida realtà. Siamo ognuno parte dell'altro, in questa simbiosi artistico-culinaria. La parola culinaria, può buttarla un po' via, se no sembra, cioè se uno pensa alle culatte, il culinaria, sembra tutto altro. In questa simbiosi artistico-culinaria. Benissimo. Quindi abbiamo un trailer Loriana della Disney, se non sbaglio, Loriana che se ne dica. Sì, chiamiamolo Disney. Torna l'elefantino più amato dai bambini. Tutte le prese in giro che ha subito a causa delle sue grandi orecchie lo hanno portato su una cattiva strada, però. Ciao, moleme! Godito che volevo ancora whisky e coca! Te devi contenerte! Basta! Te sono imbriago! Guarda che non sono imbriaco! Sono solo allegro, dai!
Fammi ancora un giro, dai! Basta! Te finirà mai! Un sequel atteso dai bambini di tutte le età! Occio Muglioni! Mi butto! Disemi si schiso! No! Ora che lo sei la piscina! Te so imbriato! Occio, eh! 3, 2, non sta! 1! Walt Disney presenta... Bumbo! Ma come Bumbo? Ognuno di noi è un pezzo delle culatte. Noi siamo nelle culatte, ma anche le culatte è in noi. Ma siamo sicuri che questo che ha scritto gli autori non sia una sua invenzione, questa? Chiedo. Ho arricchito. Appunto. Colorato. Colorato. Ho dato forza. Ed è giunto il momento. Momento? Cosa sei, momento? Momento. Vabbè, momento. Vabbè, momento. Di presentarvi la nuova linea di formaggi gustosissimi. Oddio, che schifo. Lo ridico gustosissimi. Di formaggi... Faccio... Sì, lo faccio un po' più gustosi. Che uno gli venga fame solo a guardarla. Di formaggi gustosissimi. Bene, eh? Perfetto. Bumbo. Non puoi, se puoi fare un film che si chiama Bumbo. Affrontiamo due temi. Il tema dell'elefante e l'alcolismo, che sono due temi centrali, insomma, la vita sociale. Come un film del genere potrà arrivare nelle serie cinematografiche se è pressoché ignoto? Fufi ignoto, il montatore, meraviglioso. Fufi ignoto. Fufi ignoto ha montato tantissimi film. Tantissimi, sono lì che ha montato di Fufi ignoto. Fufi ignoto. Vado con... l'elenco dei nomi dei nuovi prodotti. Non vedo l'ora, sì, prego. La scamorchia dolce e la scamorchia affumicata. Che schifo. Ah, per questo è stato chiamato, giusto per il cognome, dolce, per l'assonanza del cognome, vabbè. La mozzarella di brufala. Ma che schifo! Ma non esiste la mozzarella di brufala. Abbiamo usato la muffa per fare il gorgonzola. Ora usiamo il pus per fare la mozzarella. È un'idea nuova, innovativa. Signor Scamorchia, si rendi conto che questa trasmissione va in onda a ora di cena o al massimo in replica a ora di pranzo? E la provola delle provole. Provala, provala. Provala. L'auricchione. Dai! L'auricchione è una gran provola. Provala. La ridico. L'auricchione... No, non occorreva. L'auricchione è una gran provola. Provala. All'interno dei film mainstream viene spesso utilizzata una colonna sonora pop. Ad esempio ha vinto un Oscar, Life is Beautiful, certo. Appunto tratto dalla vita è bella. Ma lei utilizzerebbe quel pezzo lì? Jessica Pezzoli, parla no. Di Jessica Pezzoli. Ha un ruolo importantissimo. Come fa anche... una a chiamarsi Jessica Pezzoli? È la nostra scostumista. Toglie gli abiti, perché c'è la costumista che... mette gli abiti e la scostumista toglie gli abiti. Certo. Il nostro scostumista è Jessica Pezzoli, apprezzatissimo. Sì, è giunto il momento. Oggi possiamo gridare tutti insieme. Mi tenga la testa, non serve più perché questa certo. Parte la so. Noi siamo le culatte. Più giusto è la spontaneità anche del gesto. Noi siamo sì. Le culatte. Allora, normalmente in questi casi. Noi sì. Siamo le culatte. Si può. Normalmente in questi casi. Noi siamo le culatte. Allora, normalmente in questi casi, se dici le faremo, Dio mio, le faremo sapere. In questo caso, che faccio sapere subito che niente. Macete è un programma evidentemente prodotto da. Le culatte. Mole. Se ciò di rosini. Potrà arrivare nelle serie cinematografiche se è pressoché ignoto. Fufi. Zè pressoché ignoto. Fufi ignoto. Pressoché ignoto. Fufi ignoto, il montatore, meraviglioso. Fufi ignoto. Quanti film ha montato? Quanti film ha montato Fufi ignoto? Fufi ignoto ha montato tanto. Fufi ignoto.